Ok, potete partire. Allora, parto io con un benvenuto a tutti e benvenute a questo martedì davvero speciale. Speciale perché si colloca nelle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna, ma è speciale per le due ospiti eccezionali che abbiamo oggi e che ci onorano della loro presenza, Dacia Maraini e Chiara Valentini. A cui do un caloroso benvenuto e un grazie davvero per essere con noi e benvenuta a Laura Pazzaglia che dialogherà con le due autrici e coordinerà questo incontro. Oggi parleremo del coraggio delle donne, che è il titolo di un libro, questo libro, scritto a quattro mani e appena pubblicato dal Mulino. Che potremmo definire in questo modo, è un po' la, diciamo, il risultato editoriale, il risultato pubblico di tante discussioni private, ricordi, pensieri, riflessioni sull'oggi che Dacia e Chiara nel corso del tempo si sono scambiate sulla questione femminile. Parlando dei movimenti femminili e femministi di ieri e di oggi, con dei ricordi, parlando del lungo cammino che è stato fatto per raggiungere la parità dei diritti, ma soprattutto riflettendo anche sulla condizione attuale della donna, con ancora tanta strada da fare perché ci sono ancora discriminazioni, ci sono ancora stereotipi da eliminare e soprattutto c'è una tragedia che è la tragedia della violenza sulle donne di cui sentiamo parlare ogni giorno. Ecco, tutto questo è confluito in questo libro saggio che proprio per la sua forma epistolare mantiene quell'immediatezza, anche quella colloquialità di quelle che sono state le conversazioni fra due amiche, fra due intellettuali. E poi c'è la seconda parte del libro invece che racconta di storie di donne esemplari vissute in ogni tempo, particolarmente ammirate dalle due autrici, proprio per il coraggio, per la forza di affermare le loro idee, di sostenere le loro scelte. Ecco, questo è il libro. Dacia Maraini e Chiara Valentini sono due grandi protagoniste della cultura italiana che hanno dietro le spalle una vita di impegno sulla questione e di militanza anche sulla questione femminile. Dacia Maraini come scrittrice e Chiara Valentini come giornalista. Di Dacia Maraini cioè, ci sarebbe tantissimo da dire, è una delle scrittrici italiane più conosciute, è autrice di romanzi, di racconti, di poesie, di opere teatrali, di saggi che sono stati tradotti e sono conosciuti in tutto il mondo. La sua consacrazione letteraria, forse resta uno dei romanzi più letti e più famosi, La lunga vita di Marianna Ucrìa, da cui poi è stato tratto il libro premiatissimo, da cui è stato tratto anche un film. E dopo quel 1990, che è stato l'anno di pubblicazione di questo romanzo, c'è stato un susseguirsi di opere importanti e di grande successo. Ecco, i temi ricorrenti in tutta la sua opera letteraria e saggistica sono i grandi temi sociali, la vita delle donne e anche i problemi dell'infanzia. Vorrei solo ricordare due titoli, Voci, l'ho scritto Voci, che parla della violenza sulle donne, uno scritto anche questo premiatissimo, e Buio, una serie di racconti sui problemi dell'infanzia. E Dacia Maraini è ancora molto presente sulla scena pubblica perché partecipa a conferenze, a incontri, presentazioni di libri e anche a trasmissioni e rubriche televisive. La vediamo con molto piacere nella rubrica che tiene per la trasmissione coordinata da Zanchini che si chiama Quante storie. Chiara Valentini è giornalista e saggista, è stata responsabile dei servizi culturali di Panorama e inviato speciale dell'Espresso. Ha scritto libri importanti, La vita di Dario Fo,
un libro su Berlinguer, un viaggio nel PC che cambia, cambia continuamente, e molti scritti anche dedicati alla questione femminile, o i figli o il lavoro, la fecondazione proibita e le donne fanno paura, che è stata una delle prime, dei primi libri di denuncia delle discriminazioni delle italiane. Laura Pazzaglia, autrice e attrice, ha pubblicato qualche anno fa un libro, Donne che lavorano con il cuore. Recentemente ha lavorato a un importante progetto su Rodari, su Gianni Rodari, per Reggio Children, da cui sono, che ha dato poi vita a conferenze, spettacolo e narrazioni. Ricordiamo le sue narrazioni urbane, i tanti spettacoli anche in contesti diversi, in luoghi non convenzionali, e per la LUC cura delle passeggiate letterarie che ritorneranno presto sulla scena urbana nel mese di maggio. Ecco, io ringrazio le nostre ospiti veramente di cuore, lascio la parola a Laura. Vi ricordo che c'è una chat su questa piattaforma dove potrete scrivere le vostre domande, le vostre riflessioni, e vi sarà data risposta alla fine di questo nostro incontro. Ancora grazie, mi tolgo dall'audio e dal video e buon lavoro. Grazie. Buonasera signora Maraini, buonasera signora Valentini, benvenute nuovamente, un onore, una grazia avervi qui. Ringrazio internet che ci permette di essere nella stessa stanza, anche se virtuale, perché il libro che presentiamo oggi, Il coraggio delle donne, è uno scambio di lettere tra due amiche importanti nel pieno di una pandemia. Potrebbe ricordare la trama dell'ultimo romanzo di Dacia Maraini, Trio, che è uno scambio di lettere nel Settecento, nel bel mezzo di una pandemia. Ma non lo è, perché non è il Settecento, ma è il 2020. Potrebbe altresì portarci alle inchieste di Chiara Valentini in O i figli o il lavoro, perché il tema centrale a un anno dall'inizio della pandemia è di nuovo questo che il libro inchiesta di Chiara Valentini evidenziava nel 2012, o i figli o il lavoro. La giornata di oggi è un nuovo 8 marzo e che ci piace possa ripetersi ogni giorno, anche da qui al prossimo, alla fine dell'anno, e ci trova riunite il giorno dopo il discorso del nostro Presidente della Repubblica Mattarella, che mette al centro la parità di genere e la nomina come questione culturale ed educativa, non come una questione politica semplicemente, ma anche culturale ed educativa. Questo è il motivo per cui siamo particolarmente felici di potervi ascoltare in questo momento. All'inizio del libro si dice, citando Osborne, che la rivoluzione delle donne del Novecento è l'unica rivoluzione non fallita, forse però, questo verrebbe da aggiungere, incompiuta. Di questa incompiutezza non ci dogliamo affatto, ma anzi ci abbracciamo alle pagine del libro per trarne forza. Anche dalla mole di dati storici e non solo storici che il libro ci consegna, intrecciati anche alle vite eccellenti di Chiara Valentini e Dacia Maraini, nella prima parte del libro, come accennava la Presidente Davoli. Nella seconda parte del libro si apre un bouquet, si apre una rosa profumatissima di racconto di donne nell'arco dei secoli, dal IV secolo d.C. fino alla metà del Novecento. L'incarnazione dei movimenti femminili nella vita e nel corpo di queste donne mi fa chiedervi di cominciare scegliendo una donna che possa per voi singolarmente incarnare lo spirito del libro. A chi l'ha chiesto? A chi l'ha chiesto? Lo chiedo a entrambe. Lo chiedo a entrambe.
Signora Valentini, vuole cominciare lei? Come volete. La prego, Sì, grazie. la domanda esattamente qual è? Scusi, ho perso il La filo. Qual domanda è? è se la domanda è nella seconda parte del libro ci raccontate un Silenzio. fiore di donne che portano la loro vita all'autodeterminazione, con autodeterminazione e con coraggio. Le chiedo di scegliere una donna, una delle donne citate nel libro, che secondo lei può incarnare completamente lo spirito con cui avete scritto il libro. Ma io penso che tutte queste donne comunque hanno delle ragioni molto forti per essere state, hanno portato a fare la loro scelta che le riguarda. Però naturalmente sarebbe un modo troppo elusivo per rispondere alla sua domanda. Io penso che per quello che mi riguarda, il personaggio che mi ha più appassionato, di cui mi ha più appassionato scrivere la vita, ma anche scoprirla, perché in realtà non è che ne sapessi poi più di tanto, non è che le figure femminili, in particolare quelle che non sono arrivate alla grandissima notorietà, sono poi così conosciute nel nostro paese. E quindi è quella che io penso che sia molto significativa, un passettino più in là delle altre, è Renata Viganò. Renata Viganò è un personaggio di cui proprio mi ha appassionato scrivere la biografia, breve biografia ovviamente, perché in appendice sono queste biografie del nostro libro, insomma, sono la seconda parte del nostro libro, che abbiamo pensato avesse bisogno non soltanto di ragionamenti, di confronti culturali, letterari, ma anche di incontri umani. E questo è stato. Certamente uno di questi è stato certamente il ripercorrere la vita di Renata Viganò, che è una donna insomma, con una biografia veramente appassionante, perché il suo palcoscenico è un periodo che non visitato tanto spesso nel nostro paese, soprattutto per quel che riguarda le donne, cioè è la Resistenza. La Viganò era una ragazza di famiglia borghese che aveva una vita coraggiosa, ma anche allo stesso tempo con tutte le diciamo, i legami culturali, familiari, sociali che costituivano la sua vita. E quindi invece lei era tante altre cose. Per esempio, a me ha appassionato il coraggio della Viganò, il fatto che il coraggio e la capacità, la volontà di cambiare vita. Insomma, lei che apparteneva a una famiglia borghese, diciamo, di una medio-alta borghesia, aveva fatto la scelta di entrare nella Resistenza, di entrarci con tutti i pericoli, tutte le difficoltà di vario genere che comportava questa scelta. E lei aveva lasciato la sua vita borghese, una bellissima casa, amicizie, certamente di persone importanti, di persone significative, per entrare in un terreno, direi, per lei abbastanza inesplorato, quasi inesplorato, perché una sua prima scelta, che poi l'avrebbe condotta in qualche modo alle tappe successive, era stata quella di
crearsi una professione da infermiera e di partecipare anche già alla, poi alla guerra, con questo ruolo di infermiera delle persone che restavano, che ne avevano un estremo bisogno nei momenti più drammatici e più difficili, negli scontri, insomma, che hanno segnato quel periodo della nostra storia. E lei l'ha fatto, devo dire, con un grande coraggio. Una cosa che per esempio mi ha molto colpito è che si è forse portata dietro in quella vicenda un bambino, suo figlio, un bambino, e quindi correva, facendo anche per lui c'erano dei rischi naturalmente più grandi ancora, essendo un bambino di pochi anni. E la Viganò aveva affrontato con gran coraggio anche tutti questi passaggi che non so se lei se li aspettasse così crudi e così drammatici in alcuni momenti. Comunque non si è mai tirata indietro e la sua vocazione di curare, di aiutare gli altri, ha potuto veramente esplicarsi in questo essere nelle retroguardie, nei luoghi dove c'erano gli insediamenti partigiani più importanti, per quella zona ovviamente, pronta a qualunque rischio, a qualunque difficoltà e fatica, pur di adempiere ai suoi compiti, cioè quello di curare, di aiutare, di sostenere le persone che avevano rischiato la vita per la salvezza della patria e allo stesso tempo avevano affrontato dei rischi che forse non potevano immaginare così duri e così drammatici fino in fondo quanto lo sarebbero stati, insomma. E in questo è stato molto importante il rapporto con il marito, che infatti era già partigiano e lei lo aveva in qualche modo seguito, ma aiutato, facendosi anche aiutare, insomma, l'ho trovata una storia veramente molto bella. Mi ha appassionato scriverla e mi sono resa conto che in fondo forse avevo fatto la scelta giusta, perché un po' di anni dopo la Viganò stessa ha scritto una sua autobiografia, una specie di autobiografia, in cui racconta molte cose che invece non erano rimaste fuori, perché solo una persona di se stessa può raccontare molto di più di qualunque biografo, anche il migliore. Ecco. E quindi il suo libro, infatti, aveva avuto un gran successo, era stato tradotto addirittura in 14 lingue, Stiamo rapidissimi, parlando di, per chi ci ascolta, stiamo insomma, parlando dell'Agnese va a morire. Sì, ecco, sì, ricordavo che stiamo parlando, mi perdoni, di L'Agnese va a morire. certo. E quindi, insomma, lei ha avuto anche un grande, secondo me, ruolo nel confrontare, confortare le donne che in qualche modo si trovavano a vivere quelle difficoltà, quei passaggi, quel freddo, quella fame, quel correre rischi veramente enormi. E infatti, molte ci hanno lasciato la vita, e per lei probabilmente è stata quasi un caso che sia andata bene. E quindi sia andata bene fino a un certo punto, certo. E quindi, ecco. Ancora oggi, credo di poter dire, con assoluta sincerità che consiglio a chiunque la lettura di questo libro. È un libro di storia, ma anche di passioni e di cose poco conosciute, e che vale veramente la pena di essere letto e magari facciamolo leggere anche ai nostri figli. Se ci sono insegnanti, come spesso cade all'ascolto, sicuramente coglieranno l'occasione per riproporre L'Agnese va a morire,
un personaggio che giganteggia nella letteratura sulla resistenza e che gli studi contemporanei sulla resistenza stanno cercando di togliere la parola contributo della donna alla lotta di resistenza per riportarla al centro che ha avuto. Indubbiamente Agnese Va a Morire lo ha fatto, la Viganò lo ha fatto molto prima, a cose ancora calde. Ecco. Signora Maraini, la... Ma per me forse Ipazia, che è conosciuta, le altre due di cui ho parlato non sono conosciute e varrebbe la pena di conoscere, perché una è Vidia Perpetua, che era una martire cristiana, che è stata denunciata per eresia dai romani. E condannata a morte e messa in pasto agli animali, ai grossi animali. No, veramente per le donne si usavano i tori che le sbudellavano, invece gli uomini erano dati in pasto ai leoni. Ma non parlo di lei e neanche di Costanza d'Altavilla, che è un altro meraviglioso personaggio, era poi la madre di Federico II. Ma Ipazia, secondo me, è veramente un modello positivo, perché era una donna intelligentissima, una donna colta, una donna che prima di tutti, prima di Galilei, tanto, perché stiamo parlando del 400 dopo Cristo, non 1000, il 400, era una cittadina romana, era una cittadina, no, veramente era una cittadina egiziana, che lavorava in Egitto nella biblioteca di Alessandria e che ha fatto un lavoro straordinario con questa biblioteca. Poi lavorava con gli studenti, insegnava la geografia, la storia. Poi allora era tutto un mondo in cui la scienza era tutta insieme, non è che c'era questa divisione come adesso. E purtroppo, ed era molto ben voluta dai suoi studenti, la amavano moltissimo, perfino uno studente che poi diventerà un vescovo, è affascinata da lei e la chiamerà la sua madre, che ha imparato tantissimo da lei. Però purtroppo allora c'erano un gruppo di fanatici cristiani, in nome di Cristo, purtroppo Cristo non avrebbe mai fatto una cosa simile. Invece andavano perseguitando e uccidendo coloro che non erano cristiani. E purtroppo facevano capo a un vescovo, che era il vescovo Cirillo. E così lei viene vista male perché era una donna, perché pretendeva di insegnare, ma l'avevano chiesto di insegnare, non è che era lei che pretendeva di insegnare, ma secondo il vescovo. Lei pretendeva di insegnare. Il vescovo aveva una serie di fanatici che lo seguivano. A un certo punto viene fuori un'intolleranza. Lui predicava l'intolleranza purtroppo contro i non cattolici. Lei era, se vogliamo dire, era laica, comunque atea, ma insomma non era cristiana. Però era, per esempio, aveva scoperto che il principio di Tolomeo forse l'aveva messo in dubbio, cioè che la Terra fosse al centro dell'universo. Lei ha cominciato a capire quello che poi verrà fuori dopo di lei, che appunto il mondo era semplicemente uno dei pianeti e che comunque probabilmente faceva parte di un universo enorme e che non girava, che non tutte le stelle e tutti i pianeti giravano intorno al Sole, ma che probabilmente era il contrario. Questo lei lo mette, e questo manda fuori di sé chi credeva che l'universo era stato costruito da un Dio che aveva fatto la Terra come centro dell'universo, e le stesse ragioni per cui tanti centinaia di anni dopo viene condannato Galileo Galilei, e che se non ritirava quello che aveva detto sarebbe stato bruciato vivo. Quindi pensate quanto tempo prima una donna scienziata aveva capito come funzionavano le leggi dell'universo. E per questo viene uccisa da un gruppo di fanatici che erano stati, se
sollevati, diciamo così, dal punto di vista ideologico da questo vescovo Cirillo, che era un fanatico purtroppo, che però poi sarà fatto santo dal Papa Leone XIII nel 1882. Ecco, per dire come la Chiesa può cambiare, come si può allontanare dalle importantissime rivoluzionarie parole di Cristo. Radicalmente, direi, un cambio radicale, anzi a sopprimere la possibilità di essere divergenti rispetto al messaggio rivoluzionario. Ecco, perché qui sempre di rivoluzioni si parla, rivoluzioni necessarie peraltro, insomma, che continuano ad esserlo. Rispetto al suo tempo, rispetto anche all'impero romano, delle cose straordinarie: ama il tuo prossimo come te stesso, che era esattamente il contrario della guerra contro chi la pensava in modo diverso. Cristo non avrebbe mai accettato le guerre contro chi la pensava in modo diverso, non avrebbe mai accettato il bruciare vive le streghe, oppure insomma tutto quello che è venuto dopo, la Santa Inquisizione, ma sono cose che vanno totalmente lontane dalle parole di Cristo. Per questo dico che la Chiesa in qualche modo ha tradito le parole di Cristo, ecco. Lei è stata uccisa da chi già allora era diventato intollerante e credeva che chiunque non fosse cattolico andasse perseguitato, soprattutto una donna. Poi una donna scienziata era il massimo del demoniaco. Purtroppo riecheggia nell'ascoltarla un nome di una ragazza che ha rischiato la vita per studiare, Malala, penso a Malala per esempio, e immediatamente la storia che lei ci racconta e ci raccontate diventa contemporanea. E questo è atroce sul piano della storia delle donne, perché quello che ci tranquillizza, perché spinto al IV secolo d.C., immediatamente diventa contemporaneo, diventa una notizia di telegiornale. Questa mancanza di omogeneità nella storia delle donne, che è una mancanza di omogeneità di sviluppo, di evoluzione, sia nel geografica sia nel tempo, può farci perdere la speranza. Ci sono momenti come questo in cui non è facile anche incontrarci, per questo ringrazio l'opportunità di essere qui oggi. Nella prima parte del libro ci raccontate i movimenti femminili, e il plurale è più che mai necessario, e le tante forme diverse anche che hanno avuto questi movimenti in Italia e all'estero. Di alcuni di questi movimenti siete state anche, è molto interessante sentire leggere le vostre due vite dentro questi movimenti. Quindi, per esempio, leggere Dacia Maraini a Roma, che apre un teatro con altre autrici, altre drammaturghe, per veicolare i principi del femminismo. È molto forte leggere che Chiara Valentini a Milano fa un'inchiesta per il suo giornale nelle periferie milanesi e non solo, e va a intervistare, a scovare i gruppi di donne che si incontrano. È molto forte questo, perché ci mette in contatto molto velocemente, attraverso le vostre vite, la vostra narrazione, con qualcosa di prossimo, di non folcloristico, non pakistano, dico Pakistan per dire una delle cose. Ce lo avvicina immediatamente. È stato molto toccante ieri, per esempio, sulla stampa, leggere il suo articolo, signora Maraini, e leggere che una sua amica veniva legata al termosifone perché voleva uscire da sola. Io questo l'ho letto ieri, e quindi è molto forte, è molto toccante. Quindi io vi siamo molto grate anche per questo portarvi come corpi, come vite nella narrazione. A che punto siamo? Naturalmente è lo scopo ed è un po' la mappa che intende fare il libro, e abbiamo bisogno di linguaggio. Quindi ritorno a citare il nostro presidente Mattarella. Il linguaggio cambia i comportamenti.
vi chiediamo nuove parole, per esempio, nuove parole per raccontarci come donne, raccontarci anche in questo nostro incontro, con quali parole oggi possiamo continuare a dirci? Lo chiederei alla signora Maraini e poi alla signora Valentini, che non so se ha... Io credo che sì, scrivono non si sa. È una questione di parole, ma è anche una questione di pensiero. Il pensiero è fatto di parole, senza dubbio. Però le parole possono essere quei mattoni che si possono sempre riutilizzare anche quando sono già stati utilizzati, però il pensiero no, il pensiero si evolve. Il pensiero si evolve in quanto si evolve la realtà. È la realtà che cambia e ci costringe a cambiare le parole, no? La realtà cambia, non so, le cose più semplici, la realtà cambia quando, per esempio, l'età delle persone raddoppia rispetto a 100 anni fa, è chiaro che cambia la questione della pensione, cambiano i rapporti in famiglia, cambiano i matrimoni che durano di meno, per dirne una, è una dei cambiamenti, ma ce ne sono tanti. Cambia il lavoro quando viene, per esempio, meccanizzato, robotizzato, cambia moltissimo, perché non c'è più la classe operaia, quella su cui si basava tutta un'ideologia della sinistra. La classe operaia non c'è più. Poi, non so, non ci sono più i contadini, non c'è più il lavoro della terra fatto con le mani, è tutto industrializzato, per cui anche l'agricoltura diventa un'industria. Cioè, ci sono dei cambiamenti che vanno affrontati e bisogna riflettere come affrontare e far diventare parte della nostra vita questi cambiamenti, cioè avere un rapporto dialettico con la realtà. Questo credo che sia lo scopo. E naturalmente per le donne tutti questi cambiamenti, diciamo così, fattivi, insomma, della realtà, portano dei cambiamenti nella vita, anche sentimentale, usuale, casalinga, della madre, della famiglia, eccetera, eccetera. Tante cose cambiano, appunto, la presenza dell'aborto, la presenza del divorzio, la presenza di una medicina che è entrata nella vita delle persone, che ha portato tanti cambiamenti. Prima si moriva di parto, adesso per fortuna non si muore più. Prima morivano i figli, se ne facevano 5, 6 e 3 morivano. Ma questo fino a 100 anni fa, non anche meno. Poi tutte queste cose cambiano la vita delle persone, delle donne. Le donne adesso sono entrate nelle professioni. Prima non avevano accesso alle professioni. E tant'è vero che non c'era il nome. Non c'era il nome per dire architetta, per dire ingegnera, per dire pilota, eccetera. Tante professioni che ora hanno avuto diritto, le donne hanno avuto diritto di accesso, però questo porta dei cambiamenti. Come risolvere la questione del doppio lavoro? Perché ancora, purtroppo, soprattutto in Italia, le donne ancora hanno la maggior parte dei lavori domestici spettano ancora alle donne. Questo lo dice le statistiche, non lo dice una donna femminista arrabbiata, lo dicono le statistiche. Quindi, ecco, le donne devono affrontare questo problema. Come lo affrontano? Che cosa, come reagire a questi grandi cambiamenti della vita sociale? Con tutto questo, secondo me, comporta un pensiero nuovo e quindi anche parole nuove. Poi, se vogliamo parlare del linguaggio, è un'altra cosa. Il linguaggio è misogino, questo non c'è dubbio. Il maschile è l'universale, infatti si dice uomo e comprende anche la donna. Quando si dice donna non si comprende l'uomo, quindi il maschile è universale, il femminile è il particolare, è il derivato del maschile e anche simbolicamente la struttura linguistica comprende un prestigio e una prevalenza maschile che il linguaggio femminile non ha. Perciò ecco, anche questo non è che si può cambiare la grammatica, però almeno esserne consapevoli è già importantissimo. Sapere che la grammatica influisce sulla nostra vita e che noi non ci rendiamo conto che parliamo con una gerarchia
simbolica, maschile, anche linguistica. Simbolica e molto radicata, perché se già nella molto radicata sembra oltre la percezione che ne abbiamo nel quotidiano, naturalmente, e nella prima, seconda lettera che Chiara Valentini le invia nel libro, un po' provocatoriamente, devo dire questo è stato alla mia lettura, si legge il dominio maschile è finito. Si cita un intellettuale francese e si dice il dominio maschile è finito, perché sono tante le leggi ormai che hanno risolto un problema di diritti umani e civili della donna. È toccante leggere di Chiara Valentini Ragazza, che chiede la tesi sul delitto d'onore all'Università di Parma. Mi permetto di citare questo episodio perché credo che sia molto forte per le ragazze e le donne che ci ascoltano, e un coro di professori le risponde che una signorina con tanti e 30 elode non si capisce perché si debba immischiare di una faccenda così spinosa come quella del delitto d'onore, che in realtà rimane nel nostro codice fino al 1981, molto forte. Questi sono numeri da ricordare per noi. Allora chiedo qui a Chiara Valentini, a che punto siamo? È veramente finito il dominio maschile da un certo punto di vista? Purtroppo no, purtroppo devo dare una risposta negativa. D'altra parte basta pensare a quello che leggiamo, ai resoconti che leggiamo sui quotidiani, sempre più immersi in queste storie veramente terribili. C'è una parola che è nata, che è il femminicidio, e che prima non esisteva nel nostro vocabolario, tant'è vero che credo che in alcune edizioni è stata aggiunta proprio perché non c'era. Femminicidio perché è diventata, è entrata purtroppo nella realtà della vita quotidiana questa violenza maschile che spesso si rifà sulla moglie, sulla compagna, sulla donna. E perché? Perché insomma ci vorrebbe un altro saggio secondo me per rispondere a questa domanda, ma cercando di farlo nel modo più semplice, perché per le donne, il fatto che le donne, per gli uomini, cioè il fatto che le donne siano entrate nella quotidianità, nel mondo del lavoro, con un grande piglio, con grande desiderio e convinzione che è possibile farcela, che è possibile ottenere e avere quello che era considerato l'assoluta contenda degli uomini. E quindi vedere questi, leggere questi femminicidi, purtroppo la parola è stata trovata bene, ma viene usata in continuazione, non è una parola letteraria, una parola che corrisponde a una realtà quotidiana e che assume, secondo me, insomma, aspetti sempre più sinistri, sempre più intollerabili. Per esempio, l'uccisione dei figli. L'uccisione dei figli è diventata quasi un passaggio obbligato, non in tutti i femminicidi, ma insomma molto molto spesso viene collegato, attaccato alle violenze assolutamente tremende che vengono compiute sulla loro mano. Visto che a proposito mi sente male. Chiedo scusa, c'è un problema con il suo audio, signora Valentini. Insomma, la sentiamo a tratti. C'è stata una presa di coscienza pubblica, soprattutto di persone. Si sente male. La sentiamo a tratti. Si sente molto male.
E ci stanno scrivendo anche il pubblico, lo stanno dicendo. Ne approfitto per ricordare a chi ci sta seguendo che può intervenire nella chat con domande o osservazioni, nella chat che trovate a fianco al video. Sentiamo se si è ripristinato il collegamento. Signora Valentini? Prova a parlare, Chiara. Non si sente più niente. Che è successo? Si è bloccato? Dunque, bene, sì, ora sì. Adesso sentiamo. Ah, benissimo. Dicevo appunto che questo accanirsi maschile contro le donne ma anche contro i figli, poi spesso sono anche figli loro, sono bambini buttati dal settimo piano per una rivalsa, per una ripicca, per una volontà di dimostrare che il vero padrone in casa sono io, ecco, per questo dell'uomo che spesso lo porta alle cose più folli, insomma, e anche in questo anche con l'arrivo del lockdown ha reso questa situazione molto peggiore, molto più drammatica, perché ad esempio quest'anno tutto il periodo di tutto l'ultimo periodo è stato segnato da femminicidi di più atroci, e infatti non è un caso che sia perfino il Presidente della Repubblica ne ha fatto l'oggetto di una parte del suo discorso e ha citato una per una le 12 donne che in questi ultimi mesi sono state ammazzate in maniere incredibili in un paese per di più dovrebbe essere civile, avanzato da tutti i punti di vista, le scarpette rosse delle donne che venivano usate in modo quasi scherzoso, altro che scherzoso, altro che scarpette rosse, qui è il sangue ma non le scarpette che dovrebbe essere messo in primo piano, secondo me. La sopravvivenza fisica delle donne è ancora, dico ancora, avendo appena ascoltato le parole di Dacia Maraini su Ipazia o su Vibia, ecco, è ancora una questione, c'è una questione di sopravvivenza fisica, di non cancellazione fisica. E dopo un anno di pandemia vorrei chiedervi, il libro credo sia stato scritto durante il primo confinamento, immagino, perché è uscito a novembre, quindi vi ho immaginate in quel contesto, vi abbiamo immaginate in quel contesto. Dopo un anno, con questi numeri, 3 posti di lavoro, 4 posti di lavoro, 3-4 posti di lavoro persi, 3 sono di donne durante il lockdown. La gran parte, il 70% delle donne contagiate sui luoghi di lavoro, delle persone contagiate sono donne, il 70% dei lavoratori, quindi sono molto più esposte. In questa situazione che ci ha messe a nudo, ci ha fragilizzato, oggi scrivereste lo stesso libro? E vi chiedo ulteriormente, quale donna vorreste includere in questa nuova edizione 2021? Diciamo? Chi vorreste includere? Grazie. Ma dunque, noi veramente abbiamo cominciato prima della pandemia, perché è un libro che non è proprio finissimo, è un libro che è cominciato a essere a partire da una conversazione, da un scambio di idee, poi piano piano è diventato solo lettere, poi piano piano le lettere hanno preso la forma di un libro, ma non è una cosa che è stata fatta proprio sotto pandemia, un po' prima. È venuta fuori sotto pandemia, sì, questo sì. In quanto alle
alla persona che oggi è una donna, direi, no? Ma io non lo so, perché ce ne sono tante, per fortuna, oggi veramente mi ha fatto molto piacere vedere quante donne sono studiose, virologhe per esempio, sono venute fuori adesso, perché chi è che conosceva, non so, la Capua, la Viola, eccetera, tutte queste persone, che tutte queste donne bravissime, bravissime, che hanno un'idea molto precisa, molto... molto approfondita, hanno fatto studi, sanno parlare in pubblico. Se non ci fosse la pandemia non sarebbero venute fuori. E poi vorrei anche ricordare, secondo me l'emblema è l'infermiera, cioè le tante infermiere che si possono idealizzare in una specie di nuova Nightingale, perché veramente stanno facendo tanto e rischiano la vita, perché noi pensiamo, va bene, ci sono le mascherine, ci sono quei specie di scafandri che mettono addosso, ma in realtà rischiano, perché è molto difficile sfuggire quando si sta in mezzo ai malati, insomma. Infatti ne sono morti tanti, adesso io non mi ricordo il numero, ma le infermiere, dottori anche, sono morti parecchi dottori e parecchi infermiere. Quindi io direi che oggi insomma, coloro che rappresentano il coraggio, l'abnegazione e la preziosità per questa società sono proprio le infermiere. Io direi che io farei un monumento all'infermiera oggi. Questo sì. E sentire dire che ci sono delle persone che le insultano e che le maltrattano, che parlano, che dicono delle cose tremende su di loro, segno che la paura ha tirato fuori il peggio dell'essere umano, proprio purtroppo. Una parte degli esseri umani, ma insomma la paura fa anche questo effetto di tirar fuori il peggio dell'umanità da una parte, dall'altra tira fuori il meglio, cioè la paura estremizza, questo potremmo dire, la paura estremizza gli atteggiamenti mentali e di sentimento e di rapporti col mondo, no? Per cui c'è da una parte la generosità, l'abnegazione, la forza, l'intelligenza, poi veramente l'abnegazione, il sacrificio incredibile, queste donne che tengono addosso queste maschere, questi scafandri che non fanno respirare bene, non si sta bene con quella. Io già con la mascherina che metto solo quando esco mi sento male, dopo un po' mi viene tutta l'irritazione alla pelle, non respiro, figuriamoci quelle poverette che per 18 ore al giorno devono tenere quelle maschere. Insomma, noi non pensiamo cos'è la vita di una persona che sta in un ospedale, che vede morire continuamente delle persone e che io credo che sia un durissimo, durissimo, durissimo. Quindi veramente credo che oggi si rappresentano il meglio che si possa dire delle donne, ecco. E poi naturalmente ce ne sono altre che se ne fregano, vanno in giro senza mascherina, credono. Ho sentito l'altro giorno una donna di mezza età, così, che stava senza mascherina, e un uomo gli ha detto: beh, ma perché non mette la mascherina? E ha cominciato a urlare: ma cosa state inventando? Non esiste il virus, non esiste. E allora quello gli ha detto: ma tutta quella gente che muore in ospedale, sai cosa ha risposto lei? Ma quelli li ammazzano. Ma come si fa a dire una cosa simile? Cioè, come si fa a pensare una cosa simile? Eppure lei l'ha detto in pubblico, cioè lei l'ha detto convinta, perché era arrabbiata, nera, e ha detto convinta: quelli li ammazzano dentro gli ospedali, per dimostrare che sono morti di Covid. Ma come si fa? Cioè, questo vuol dire che la paura tira fuori l'irrazionalità più totale, più perversa, più idiota, e che certa gente ci crede, e sono tanti, perché quando poi si vedono in dimostrazioni oppure si sentono le loro voci sui social, si capisce che invece sono tanti. Cosa ha fatto questa pandemia? Cosa ha tirato fuori dalla pancia delle persone? Per fortuna ci sono quegli altri, perché c'è un'Italia invece responsabile, seria, che capisce e che si occupa degli altri, che si preoccupa degli altri.
poi fece una follia che sale dal basso. E io spero solo che il buonsenso degli italiani, cioè di quegli italiani responsabili, questa è la parola chiave, responsabili, dicano, non posso dire altro, non c'entra niente né con la destra né con la sinistra, né c'entra soltanto con la responsabilità, la razionalità e essere, pensare agli altri. Cioè dice, ma io voglio essere libera di non mettere la mascherina. Ma va bene, tu la tua libertà, però se diventa dannosa per gli altri non è più una libertà, è semplicemente un egoismo. E allora che libertà è? Vabbè, mi sono troppo dilungata, adesso lasciamo parlare. No, anzi, il grande rimosso della nostra società, la morte, ci è stato messo davanti come uno specchio da questa pandemia, quindi forse anche questo genera mostri. Chi tira fuori proprio le follie più pure. Comunque aggiungiamo una storia di professoressa, della professoressa capo, chissà. Prego, mi perdoni. Chiara. No, volevo solo dire che la responsabilità è diventata proprio... Sì, dicevo che la responsabilità è diventata proprio la parola chiave di quest'epoca. È solo usandola come uno strumento prezioso, facendola entrare nelle nostre vite, nella vita di tutti i giorni, possiamo sperare di fare qualcosa di più, di dare qualche piccola lezione a questi incoscienti giovanotti che spesso ritengono che sia una specie di esaltazione di virilità o comunque di coraggio, di sfida del pericolo, questo fatto di non rispettare regole più elementari che chiunque capirebbero, bisogna rispettare in questo momento. Quindi parliamo il più possibile di responsabilità e cerchiamo di farla diventare una parola corrente delle nostre vite, delle cose che diciamo, raccontiamo o che scriviamo, anche perché in fondo molti di noi sono proprio insomma, hanno il loro mestiere, la scrittura è un mestiere, insomma, e quindi usiamolo al meglio per cercare di migliorare un po' questa epoca veramente, veramente drammatica. C'è una donna che includerebbe nel prossimo edizione del Coraggio delle Donne. Chi includerebbe, chi vorrebbe aggiungere? C'è una donna in particolare. Ha chiesto a Dacio o a me? No, a te. Chiedevo alla signora Valentina, la signora Maraini ci ha proposto. Non avevo sentito. Sì, io ci ho pensato, forse l'ho anche detto in qualche trasmissione. Un personaggio che vorrei includere, che merita di essere incluso, sarebbe Greta Thunberg, a mio avviso, cioè la ragazzina svedese che è riuscita a muovere la coscienza di un paese intero, il suo paese, semplicemente andando tutti i venerdì al balcone in una piazza per dire le cose che stiamo dicendo anche noi oggi, insomma, e per cercare di convincere con le buone ragioni, senza così esternazioni drammatiche, eccetera. Drammatiche sì, ma non senza un uso, senza sciupare le parole, senza stropicciare, ecco, le parole, ma usare delle parole buone che possano toccare veramente il cuore, l'anima delle persone che l'ascoltavano. E infatti lei ha avuto un
successo enorme. Tra l'altro la cosa singolare è che questa ragazzina era ammalata, o almeno le era stato diagnosticato questo morbo di Asperger, che isola le persone dagli altri, dal contatto con gli altri. Lei è riuscita a superare questo morbo e questo isolamento per parlare di cose di cui era profondamente convinta, che era necessario che anche i giovani prendessero in mano la realtà dei nostri paesi un po' vecchiotti, un po' invecchiati, per cercare di costruire qualcosa di nuovo, di più accettabile per tutti, di creare perlomeno dei luoghi di serenità e di riflessione che, per quello che in molte circostanze ha consentito di andare avanti in questi brutti mesi. Io volevo solo ricordare... Abbiamo due domande per voi. Ah, prego, prego. No, solo ricordare questo, che responsabilità vuol dire semplicemente essere consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni. Tutto qua, volevo solo chiarire, perché se uno dice cos'è la responsabilità? Responsabilità è questo, che agendo in un certo modo ci saranno delle conseguenze. Tutto qua. Allora, vediamo le domande. Allora, Elena Soncini, buon pomeriggio. Ritengo sia importante considerare che l'indipendenza economica sia la base per ottenere la dignità femminile. Le donne, mamme, lavoratrici, non sono però supportate dalla legge e devono gestire la famiglia con enormi sacrifici. Chiedo, com'è possibile che la politica femminile in questi ultimi 20 anni non sia stata in grado di supportare questa fascia sociale? Grazie. Chi vuole rispondere? Poi abbiamo un'altra domanda politica internazionale. Secondo me questo sistema è un sistema patriarcale, non è che ne siamo usciti, non è che è basato sugli interessi delle donne, è basato sugli interessi dell'uomo, tant'è vero che tutta l'iconografia, per esempio tutta l'iconografia del mercato è basata sul desiderio maschile, tant'è vero che il corpo della donna viene messa lì per far vendere una macchina, per far vendere un frigorifero, eccetera. Quindi è parte di un discorso che ha come centro il desiderio maschile, lo sguardo maschile, l'idea maschile, eccetera. È ancora così, anche se le donne hanno fatto molto e si sono anche molto emancipate, però non siamo uscite dal discorso patriarcale. Quindi le donne non hanno potuto portare in fondo quello che avrebbero voluto. Cioè, in un mondo fatto a misura di donna, per esempio, sarebbe chiaro che le donne fanno un doppio lavoro, perché il lavoro di casa è un lavoro. Cucinare, stirare, lavare, occuparsi dei bambini è un lavoro. Perché non è pagato? Perché si presume che sia un lavoro che appartiene al destino femminile e quindi non è pagato, ma è un lavoro. Questo è il punto. Su questo si è anche diffuso il movimento delle donne anni fa ed è stato uno degli argomenti importanti. Forse qualcuno si è reso conto, però le cose non sono cambiate, perché fa troppo comodo al mondo patriarcale che ci siano delle donne che lavorano gratuitamente. E quando lavorano fuori, che hanno lo stipendio, però continuano a lavorare in casa. Sempre di più, perché sempre meno abbiamo delle possibilità di avere qualcuno che si occupa degli anziani, dei bambini, della casa, del marito, eccetera, eccetera. Anche se una parte, soprattutto nel nord dell'Europa, certamente, che io sono stata e ho visto quanti uomini partecipano, però da noi non ancora. Ancora l'80% del lavoro casalingo è fatto dalle donne, questo lo dicono le statistiche, quindi è chiaro che non si è fatto niente, perché non si riesce, non è facile far capire che questo è un lavoro che andrebbe riconosciuto almeno socialmente come un lavoro sociale, un lavoro che va riconosciuto come tale. Sembra di no. Questo spero che sia la risposta alla nostra amica Elena. Sembra di no. Elena. Allora, l'altra c'è Mirella Arduini. Sì, vi leggo la domanda di Mirella Arduini. Pensate che Ursula von der Leyen
abbia dato un grande contributo al cambiamento della comunità europea in quanto donna? Siamo nella piena attualità. Signora Valentini? Beh, insomma, i tempi sono ancora abbastanza brevi per poter dare un giudizio così che comprende un campo vastissimo che va dalla scuola al lavoro, alle assistenze sociali, insomma, è un mondo enorme che andava rovesciato in qualche modo. E dire che il rovesciamento sia avvenuto assolutamente non è vero, e d'altra parte sarebbe stato impossibile pensare di poterlo fare in tempi relativamente brevi. E poi c'è purtroppo anche questa convinzione, come diceva Dacia, questo stereotipo forse, per cui le donne che cosa devono fare? Beh, certo, occuparsi dei figli, lavorare in casa, insomma è difficile schiodarle da questi presunti doveri, che sono doveri sì, ma doveri accettati spontaneamente, non devono essere delle costrizioni che inchiodino una donna a un destino assolutamente da cui non si può uscire. Per esempio, il fatto, io ho trovato abbastanza colpito il fatto che in Italia il nuovo governo non sia stata nemmeno più nominata una responsabile delle pari opportunità. Io sono in argomenti che come giornalista me ne sono molto occupata negli anni scorsi, e insomma sembrava che perlomeno le pari opportunità potessero diventare un luogo da cui combattere delle battaglie con donne competenti, con donne che ognuno nel suo campo di attività poteva portare dei contributi molto importanti. Beh, tutto questo non è successo, siamo arrivati al punto di... prima c'era addirittura, se non sbaglio, c'è stato un passaggio in cui era stato nominato un uomo come ministro delle pari opportunità. Non contenti, si è andati avanti così, sempre meno donne nei posti chiave che riguardano la vita delle donne. Ecco, secondo me è questo il punto. Non ci vogliono dove potremmo fare danno all'immagine che hanno della società, ai risultati che si sono riusciti ad accaparrare. E quindi, insomma, non è bella la situazione. Ecco, c'entra certamente anche il Covid, ma c'entra anche una volontà maschile molto diffusa di tenere le donne il più possibile fuori dalla stanza dei bottoni, perché gli danno un gran fastidio e potrebbero fare veramente danno nella loro ottica. Ecco, io vorrei solo aggiungere questo. Sì, sono d'accordo naturalmente che è molto difficile uscire da un sistema, però ricordiamoci che da quando c'è la von der Leyen, che ha seguito la linea della Merkel, la questione economica è cambiata. Cioè, si è fatto un allargamento della vecchia idea severissima che non bisognava fare i debiti, loro hanno cambiato situazione. Quindi questo, però vedo che ci sono delle altre domande e vogliamo, perché poi io devo andare via. Siamo in certamente siamo addirittura da arrivo, lo dico al pubblico. Da Gian Alfier, mi sembra che la retorica sia bandita da questo vostro interessante lavoro. Lo possiamo considerare un predellino di lancio per osservare le nuove donne, anche politiche accantonate, e le donne del mondo arabo? Poi, questa è una prima domanda. Franca va con Dio: le donne devono sempre dimostrare di essere brave, di non sbagliare, a rendere conto a tutti e a tutte. Cosa abbiamo sbagliato? Come uscirne? E poi qual è secondo voi, questa è Grazia, l'ultima domanda, qual è secondo voi lo stereotipo più difficile da superare da parte non solo degli uomini per costruire in modo significativo una parità di genere? Beh, quindi diciamo
gli ultimi due... Sì, velocemente bisogna rispondere. Allora, mi sembra che la retorica... Sì. Anche politica accantonata le donne, certo, bisogna riferirsi a tutte le donne. Il mondo adesso, poi con la globalizzazione, il mondo si sta allargando, quindi noi non possiamo chiuderci nel piccolo giardinetto privilegiato. Dobbiamo pensare che ci sono, in questo momento ci sono, per esempio, in Afghanistan le donne che stanno morendo, ci sono delle guerre in giro per il mondo dove le donne vengono stuprate, vengono trattate come merce, quindi è anche da noi la prostituzione come merce di carne umana, lo scambio è una realtà, quindi io sono, penso che di questo bisogna occuparsi. Non vado avanti per essere brevi. L'altra domanda... le donne devono... Cosa abbiamo sbagliato? No, non abbiamo sbagliato, è che c'è è una battaglia, e non è che abbiamo sbagliato, è che noi facciamo le nostre battaglie, che però dall'altra parte c'è un nemico colossale con 3.000 anni di storia che ci sta dicendo continuamente che non va bene, che non... insomma, poi una parte del mondo, io voglio ricordare, e ci sono ancora una parte del mondo dove le donne non hanno diritti per niente. Noi parliamo di un'Europa dove, per fortuna, dopo tanti secoli di battaglie, abbiamo dei diritti, ma ci sono delle parti del mondo dove ci sono tante situazioni di donne, appunto Malala, di cui diceva prima Laura, è stata sparata in testa solo perché voleva studiare. In tante zone del mondo le donne non possono studiare, non possono viaggiare, non possono ereditare, non possono decidere, non possono essere elette, non possono fare le avvocatesse, non possono fare le magistrate. E allora vuol dire che, insomma, non basta giudicare solo dai nostri diritti e non basta dire cosa abbiamo sbagliato. Cosa hanno sbagliato le egiziane oppure, non so, appunto le afghane? Non hanno sbagliato loro, è che dall'altra parte la forza sta nelle armi, sta nella religione, sta nella potenza economica, sta in tante cose per cui noi non ce la facciamo. Non è così facile, bisogna sempre dare la colpa a chi perde anche per ragioni storiche, e quindi questa è un'altra cosa. Poi dopo lascio la parola, non so se vuoi dire tu, rispondere a una di queste. Qual è l'ultima? Stereotipo, va bene. Stereotipo più difficile. Vabbè, mi lascio una domanda, le altre due, se vuoi rispondere, Chiara, velocemente. E questa, sì. Allora, lo stereotipo più difficile da superare. Ecco. Non vuoi rispondere tu? No, ma prima tu, rispondi tu. No, avevo capito che voleva parlare e prendere la parola l'altra nostra dibattente. Allora, lo stereotipo più difficile da superare, sono domande che vengono da fuori, lo stereotipo più difficile. Rispondi tu, Chiara, a quest'ultima domanda. Lo stereotipo più difficile qual è? Più difficile da superare per le donne o per la società? Per le donne, certo. Per le donne stesse. Per le donne nel cammino verso la parità. Sì, certo. Ce n'è più di uno, secondo me. Uno degli stereotipi è quello della competizione e competitività fra donne. Questo è certamente un fenomeno molto radicato, che abbiamo con tutti noi, e credo l'abbiamo incontrato già a scuola e poi nel mondo del lavoro e nel mondo all'interno del lavoro stesso, cioè insomma, può scatenarsi una competitività femminile veramente inquietante per scalare qualche gradino di questa presunta scala del successo, che poi insomma successo molto modesto spesso e molto mediocre. E quindi insomma, forse bisognerebbe cominciare già dalle scuole a discutere di questi temi, non solo delle prevaricazioni che si subiscono dagli uomini, per carità, su questo credo che ci sia una certa
coscienza, ma proprio sulla difficoltà di, per le donne spesso di fare gruppo, di, fare, di creare un come dire, una filosofia comune, una decisione, una possibilità comune di decidere. Ecco, per esempio, il fatto che appunto non si è riusciti nemmeno ad avere una responsabile della politica femminile, avere una donna, ma insomma dimostra proprio che non c'è stata un'unità di intenti, un'unità di una capacità di alzare la voce, di farsi ascoltare, cosa che poi in fondo non è impossibile, io credo, mi sembra di certo non è facile, ma certo c'è sempre da parte delle donne, spesso, non sempre per carità, ma c'è spesso la paura che alzare la voce poi le danneggi nella carriera, le danneggi in un futuro, in una futura presenza sui media, le danneggi in qualunque cosa possibile che potrebbe portarle al successo. Ma cos'è il successo? Finché non otteniamo un po' di sicurezze sulle nostre carriere, sugli spazi che possiamo occupare e anche sui sostegni che possiamo ricevere, perché anche questo è fondamentale. Insomma, sgomitare troppo non credo che sia così utile per andare avanti, ecco. Però, Chiara, però questo non è uno stereotipo. La domanda era se qual è lo stereotipo più difficile da superare, no? Secondo me lo stereotipo, almeno la mia idea, no, quello che dici tu è verissimo, ma quello fa parte di una cultura appunto patriarcale, quella di divide et impera, cioè dividere le donne tra buone e cattive, e cercare, però appunto fa parte della cultura maschile, comunque è, insomma, patriarcale. Perché poi vale anche per gli uomini. E per me, secondo me, invece, lo stereotipo più terribile, da cui è difficilissimo uscire, è il fatto che la donna si identifica come persona col suo corpo. Cioè, quello che conta è la piacevolezza di un corpo, e tutto appartiene al corpo. Cioè, non si fa fatica a uscire dall'immagine, dal linguaggio dell'immagine, a pensare che una persona, che una donna è persona e che quindi è un pensiero, una ragione, un carattere, una storia, cioè qualcosa di complesso. Ecco, questa complessità di solito non viene attribuita alle donne. Infatti la prima cosa che conta è l'immagine della donna è quello che conta, tant'è vero che lo sappiamo anche sul lavoro, è così. No? Allora, un uomo brutto, pelato, piccolo, zoppo, funziona benissimo perché è preso sul serio per le sue parole, per il suo pensiero. Una donna, se appena appena non è gradevole a vedersi, non la invitano nemmeno perché è sgradevole, quindi al di là del suo corpo non si riesce a pensare che abbia un suo pensiero, una sua parola, dei suoi sogni, dei suoi ragionamenti, che sia una persona razionale e competente, capisci? Ecco, la competenza è molto faticosa da attribuire a una donna. Non si attribuisce la competenza di solito, lo vediamo anche in politica, insomma, prevale l'immagine alla competenza, no? Invece la competenza è importantissima, e dovrebbe essere la prima cosa. In che cosa sei competente? Hai un pensiero tuo? Hai studiato una cosa? Hai approfondito un argomento? Sei una persona intelligente, ma insomma hai delle specifiche cose da dire o no? Questa dovrebbe essere la ragione per cui si ragiona sì, pubblicamente come una persona. Invece purtroppo troppo spesso si dà la precedenza all'immagine. Questo per me è lo stereotipo più terribile da superare.
E giustamente le donne poi, per essere ascoltate, pensano giustamente anche di presentarsi con piacevolezza che fa parte di un linguaggio, ma è così, e non puoi non stare a questo linguaggio, perché se non ci stai sei escluso dal discorso, no? Quindi noi siamo un po' spinte a dover sempre tenere in bilico un'immagine che magari non corrisponde poi alla complessità di una persona. Questa è la mia. No, sono d'accordo con quello che dici, però scusa, forse sono entrata senza. No, pure. Ecco, ma io credo che la cosa importante sarebbe forse cominciare dalle scuole, dalle primi anni di scuola. Di discutere di tutto questo con le bambine, con le ragazzine, cioè cercare di... E anche all'interno delle famiglie, perché c'è anche nell'ambito familiare si costruisce un'identità che è fatta di quotidiano, di corpo, di visione, di parole, certo. Che restituisce anche un'esperienza educativa complessa, che non è solo corpo, ma è anche corpo, ma è anche linguaggio, ma anche relazione, perché la prima relazione tra i generi che vediamo è quella, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre. Ecco. Io credo che oggi ci avete dato... Dobbiamo chiudere, perché è tardi, io purtroppo... Anzi, vi ringrazio di questo tempo in più, e vi ringrazio soprattutto per il grande esempio che siete di crollo del pregiudizio, per l'alleanza che si intravede di intelligenze, di pensiero tra voi, per quello che il libro restituisce in termini di dialogo, di relazione, di pensiero tra donne, che è molto di più anche di quello che ci raccontano delle donne, come veniamo raccontate. Allora qualcuno ci dice grazie ragazze, io faccio proprio questo mio grazie ragazze e grazie aggiungo grazie signore. Buon 8 marzo ogni giorno. Grazie. 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 Mi associo al ringraziamento e alle ultime parole di Laura. Grazie davvero a Dacia e a Chiara. E tanti 8 marzo. Grazie. Buon 8 marzo ogni giorno. A voi. A voi, grazie.